Una squadra che non perde da 8 partite, che occupa adesso la quarta posizione in classifica. Il Picerno continua a veleggiare nelle parti altissime, adesso punta ad evitare il primo turno playoff. 46 punti nelle ultime 22, 18 nelle ultime 8, un rendimento secondo solo al Catanzaro, per una squadra che ora è in pista e vuole ballare, come conferma il direttore generale Vincenzo Greco ad ABC Calcio. Sognare è lecito, voglio dire, siamo lì, balliamo, e non abbiamo, ripeto, l'assillo, non siamo noi quelli che dovevano vincere a tutti i costi, non siamo noi quelli che dovevamo qualificarci ai playoff a tutti i costi. Sono i soldi che fanno la differenza nel calcio, non sempre spendendo tanto si vince. Si vince se si scelgono i giocatori giusti, se si sceglie l'allenatore giusto, se si crede in un progetto e se si ha le competenze per poter creare questo progetto. Quindi su questo uso un po' di presunzione. Credere nella B, successi vanno programmati, vanno progettati. Picerno è un piccolo comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Potenza che sta vivendo una favola calcistica. Il modello virtuoso è quello del Cittadella che da anni staziona in Serie B. Il mio esempio di progetto è appunto il Cittadella. Io quando sono arrivato a Picerno ho detto voglio cercare di costruire qui qualcosa di importante e ovviamente all'inizio c'era tanta diffidenza, no? Perché anche a livello geografico molti non sanno dove è collocata Picerno. Oggi è importante lavorare in una società che ti permette di lavorare bene.